Oggi, 6 agosto, festeggiamo San Sisto II, Papa e Martire, nel 258. L'idea del poeta americano Edgar Lee Masters, autore del libro intitolato Antologia di Spoon River, l'idea cioè di immaginare un cimitero con tante epigrafi rievocanti poeticamente la vita e le morti, non è originale. San Damaso, detto il Papa delle Catacombe, compose iscrizioni nelle quali i cristiani narrano succintamente il loro martirio. E in una si leggeva: al tempo in cui la spada dilaniava il santo seno della madre, cioè della Chiesa, io, pastore qui sepolto, insegnavo la via del cielo. Vennero improvvisamente, mi colpirono sulla mia cattedra. Erano soldati inviati. E il popolo dei cristiani tese il collo alla spada, ma il vecchio volle ricevere lui per tutti la palma del martirio. Offrì la propria testa per placare il furore dei soldati. Il Cristo, che dona e ricompensa la vita eterna, manifesta i meriti del pastore e prende cura egli stesso del gregge e dei fedeli. Non ci sarebbe da dire di più, al massimo si possono commentare le poetiche parole del Papa Damaso con poche note storiche. Il 2 agosto 257 l'imperatore Valeriano pubblicò un primo editto contro i cristiani, e più che altro contro la gerarchia della Chiesa, obbligando i vescovi, tutti i preti e tutti i diaconi a sacrificare al Dio dell'impero, sotto pena d'essere esiliati. 28 giorni dopo, il 30 agosto, un prete definito da San Cipriano buono e pacifico fu eletto papa col nome di Sisto II. L'imperatore Valeriano, visto che il primo non aveva fatto molto effetto, di lì a poco emanò un secondo editto, ancor più severo. I vescovi, i preti e i diaconi sarebbero stati giustiziati senza bisogno di processo. Bastava che fossero riconosciuti membri della gerarchia ecclesiastica. I fedeli laici, se confessi, avrebbero avuto la confisca dei beni, e i funzionari dell'impero, se scoperti cristiani, sarebbero stati condannati ai lavori forzati. Il secondo editto non mancò di dare i suoi tristi frutti. In una lettera di San Cipriano si può leggere: Sisto è stato ucciso nel cimitero il 6 agosto e quattro diaconi sono stati uccisi con lui. Dopodiché è facile ricostruire la scena. Il 6 di agosto del 258, Sisto II aveva riunito i fedeli in quelle catacombe che poi vennero dette di San Callisto. Officiava attorniato da quattro diaconi quando interruppero i mandati dell'imperatore Valeriano. L'editto era chiaro: vescovi, preti e diaconi potevano essere uccisi sul posto se identificati come tali. In questo caso non ci poteva essere dubbio: Sisto II sedeva in cattedra e i diaconi gli facevano corone. Egli offrì il collo alla spada, dando esempio di intrepida fede. Quattro diaconi furono uccisi dopo di lui, altri due pare che fossero uccisi successivamente in un altro cimitero. Si fanno i nomi di Gennaro, Magno, Vincenzo, Stefano, Agapito e Felicissimo. Ma il nome di Sisto, del Papa ucciso in mezzo ai fedeli, sulla sua cattedra di verità, doveva spiccare sopra tutti gli altri.
Per lungo tempo, nelle catacombe di San Callisto, fu indicata e venerata una sedia sulla quale si diceva che Sisto II fosse stato decapitato. Il Papa Martire ebbe una larghissima devozione. A Roma due chiese portano il nome di San Sisto Vecchio e San Sisto Nuovo. Quello vecchio è titolo cardinalizio, basterebbe questo a dimostrare quanta venerazione suscitasse quel prete buono e pacifico, quel mite pastore scannato dai lupi imperiali in mezzo al suo tacito gregge. Oggi festeggiamo anche Santi Giusto e Pastore, martiri nel 304, San Morino, vescovo, morto nel 794, e tutti i santi del paradiso, pregate per noi. Amen.